Buongiorno a tutti ragazzi, io oggi volevo dirvi qualcosina inerente a ciò che i miei occhi ieri sui social hanno dovuto vedere. Purtroppo siamo in un momento critico dove la gente veramente non sa più come reagire e siamo governati da uno Stato che neanche loro sanno purtroppo come gestire questa situazione più grande di loro. Sicuramente sono state fatte delle pecche, sicuramente non si può chiamare un lockdown da un momento all'altro, gente che sa da sposare belle buono giorno prima poi giorno roppo, ed è una cosa gravissima. Ma non parliamo delle feste, mi escludo, ok? Mi escludo come artista nel senso in questo contesto, perché ormai siamo quelli più toccati ultimamente, però va bene così. Noi rispettiamo la legge, nonostante in alcuni momenti dovremmo veramente ribellarci alla grande. Ciò che è successo ieri, che sono scesi tutti in piazza, tra virgolette, è stata una cosa bella, nel senso che la gente non ce la fa più. E quindi è stato anche giusto che ognuno di noi si ribellasse e scendesse in piazza. Ma scendere in piazza non significa fare guerra, scendere civilmente, come solo il popolo napoletano un tempo sapeva fare. Invece, io ieri ho visto solo degli esaltati in piazza. Ho visto alcune persone, alcuni imprenditori, alcuni operai che comunque hanno delle piccole aziende, delle grandi aziende, che comunque è giusto che sono scesi in piazza civilmente, perché c'è stato chi è sceso civilmente. Ma c'è stata gente che si è scagliata contro le forze dell'ordine, quando le forze dell'ordine pigliano uno stipendio normale, come pigliano tutti quanti, e anche loro sono sottoposti a, tra virgolette, a un ordine, non comandano Napoli. Per cui è inutile che avete scagliato pietre contro una macchina della polizia, quando cioè, non avete avuto neanche la coscienza di pensare che qualcuno delle forze dell'ordine si potesse far male e ve lo portavate sulla coscienza. Che c'entrano le forze dell'ordine? Io non voglio essere di parte, non voglio essere di parte di nessuno, io sono per il giusto. Ma poteva essere la forza dell'ordine, poteva essere chiunque altra persona, ok? Io ho visto solo per metà un popolo napoletano che si è ribellato con giusta causa ed è giusto che sia così, ma per metà ho visto, non so, mi sembrava una partita Juve contro Napoli, quando i tifosi si ribellano. Io ho visto uno stadio impazzito, non ho visto una città che si ribella civilmente per i suoi diritti, perché ribellarsi per i suoi diritti, andare sotto al posto, sotto ai politici e ribellarsi e dire la sua, magari bloccare la strada, vabbè, ci può pure stare, ok? È una sorta di sciopero, ci può stare, ma sempre civilmente. Ma che legge vista ieri è stato lo schifo, poi non ce la mandammo. Quando ci criticano e dicono che noi napoletani non siamo buoni, perché purtroppo noi napoletani siamo buoni fin troppo, ma a causa di alcune menti esaltate di quello che hanno fatto ieri, noi siamo sempre discriminati. E questo è il motivo per cui voi, non diate mai annanz, compreso me, perché che faccio parte di un popolo meraviglioso, una città stupenda, la più bella del mondo, che però a causa di alcune teste malate di ciò che hanno fatto ieri, noi siamo discriminati, siamo malvisti e questo non deve accadere. Perché se voi ci tenete a città vostra, non la riducete in brandelli, scassando i bidoni da spazzatura, incendiando macchine, incendiando bidoni. Ma dove andate? Ma che guerra state facendo? Che guerra civile è? La guerra civile la conoscete? Qual è quella che il popolo scende giù e tanto si arretira quando ha avuto i suoi diritti? No, come avete fatto voi che avete scassato una città sana. Voi la città non la volete bene, voi non volete diritti, voi siete esaltati. Questo è il problema. Ovviamente mi complimento con le persone che si sono comportate civilmente, perché c'è stato chi si è comportato civilmente e io l'apprezzo. Perché io sono una cittadina napoletana, amo la mia città e la difenderò con le unghie e con i denti. Ma no, a così. Mi vergogno per voi. Buona giornata.